come riparare in modo sistematico un alimentatore. Questo è un alimentatore a 220, produce 12 volt e non funziona. Per ripararlo bisogna fare un'analisi della scheda, che vuol dire componente per componente andare a provarlo. Ce ne sono alcuni più critici di altri. Io inizio sempre dai condensatori, poi verifico i semiconduttori, vado a vedere il datasheet, alla fine li smonto e li misuro. Questa zona è molto scaldata, proverei a misurare questo. Purtroppo è buono, quindi la ricerca prosegue. Uno per uno analizzeremo i componenti.